Buonasera, buonasera. C'è quel minimo di overlay in più che non si vede perché c'è il gioco sopra. Grande gioco, continua così, sei il migliore. Oh no. Qual è mo questa? Sui last follow Così. Eh tab. sì, vedi che è tipo No, il com. aspetta. Last follow e la sub. Ah, ok, va sopra il gioco, però, ok. Sì, perché prima era tipo strano. E Ah, la sì. webcam va. Dov'è la webcam? Aiuto. No! No! Copyright, please! Sotto il gioco. Troppo sotto. Troppo? Sono sparita. Non posso più andare sotto il gioco, quindi mi devo rimpicciolire. Cioè, mi taglio. Così. E ho fatto. Poi sistemo, giuro, però datemi tempo per vedere un po' come pensarla e la cambiamo. Tanto la devo usare ancora un altro gioco ancora dopo questo giocone. Quindi ne abbiamo ancora. E manca anche un rettangolo ancora, lo devo aggiungere sotto. Metti carica così non fa partire la sigla. Ma non ho messo carica perché volevo farvi notare terra. Letteralmente, la cavolata che volevo far notare in tutto questo era terra. Perché quando tu hai il salvataggio con terra, c'è terra nel menu principale. E immagino, ne stavamo parlando anche con Richard, che, e mi ha confermato effettivamente, che in base al... Ma io non ho acceso la luce. In base al personaggio che tu metti, ti mette quel personaggio, cioè l'ultimo personaggio del salvataggio, ti mette quel personaggio. E io mi sono ricordata che se metto la luce verde mi si vede colorata in faccia. Quindi ho messo la luce verde. Ah, volevo far notare questa chicchina carina, bellina. Ina. Io Perché? non ti devo guardare salvare il gioco, inutile. Perché mi incavolo, perché hanno capito di aver fatto una cazzata e non l'hanno risolto e non l'hanno pensato subito. Ops. Io intanto scrivo che siamo live su Kingdom Hearts. Anche se Twitch non si aggiorna, mi dice che sono sempre in live su Borderlands, vabbè. Su Telegram, però va bene. Chissà la scheduling sa. Allora, abbiamo il mondo dei nani. Comunque, riguardando l'intro, mi sono resa conto che c'è il mondo di Lilo e Stitch. O comunque c'è Stitch nell'introduzione, quindi deduco ci sia il mondo. Così, per dire qualcosa. Visita. Il mondo è nuovi. Wow. Bella la strega. Che poi questo mondo l'ho giocato quando giochicchiai il gioco per cellulare di Kingdom Hearts. Che ma non è più giocabile, però quando era giocabile. Allora, in quel gioco là erano appunto. No, sì, poi. Devi poi condividere la live, Non te l'ho condivisa? Finisce il video e te lo eh? condivido? Ovvio, ovvio. Poi gli ho detto poi mi devi condividere. Vedi solo adesso. Come hai fatto bene? Ha la bocca di rose. Che sottotitolo. Ma lui è sempre in mezzo ai cattivi, eh? Qui ho sentito che la doppiatrice di lei è la stessa di Sì, Malefica. sì, sì. Oh no. Certo, no, ma sarebbe beccati ancora. E ti mostri. Certo, sei proprio un My name is genio. Terra. I'm looking for a man named Xehanort. Master Xehanort. I thought maybe you might have seen him. That name is of no consequence to me. Sì, ci crediamo. E te ne vai. Wait. Ah, yes. I have a task for you. If you succeed,
I will ask the mirror where you might find this master's anno. Siamo il cacciatore. And the mirror will know? Do you dare to question me? What is the task? There is a young maid who resides in this castle. Her name is Snow White. Kill her. And to make sure you do not fail, bring back her heart in this. Siamo il cacciatore. Her heart? I don't understand. You're after the Hearts of Light too? What I demand is her life. I've had more than enough of her light. What did this maiden do to you? That is no concern. Cosa ti ha fatto? È bella. Now, heed my word. My radiance is all the light this kingdom needs. Where can I find her? Outside the castle. There is a glade of wine. Io capisco che è stato incaricato di trovare il maestro, però non giustifica il dover uccidere qualcuno. This Snow White is my best chance right now. Maybe she will lead me closer to Master Xehanort. But what if I... Zachary, iniziamo con l'interrogatorio. Lo so che cosa hanno in comune le principesse. Ok, posso condividerla live a Richard. Ditemi che sentite l'audio, che sentite tutto, così che sono soddisfatta. E aiuto, si muove, che paura. Richard? Cosa? Ok. Ti si sente, ti si è tutto. No, quello sì, sì. Oggi il gamepad ha deciso di non diventare una cassa. Incredibile. E se avessimo giocato Dark Souls 3 oggi, muovamo la telecamera con il gamepad. Perché il gamepad è stronzo? Allora, possiamo interrogare lo specchio, far fuori lei, interrogare lo specchio, no? Pare. Troppo facile. Troppo sensato, hai ragione, scusami. Però sarebbe cedere all'oscurità, credo. Vi ricordo che dobbiamo livellare un sacco di statistiche oggi. C'è un sacco di abilità, un sacco di cose. E che non è necessario usarle per forza, comunque. Perché i livelli abbiamo visto anche ieri che bastava non... Cioè, bastava ottenere esperienza e dopo un po' livellare tutto. Una pozione? Penso che mi dia o cure o HP. O mana? No, esperienza. No, non è... Etere? Mappa? No, Mimic. Oh no. Anche quelli Mimic. Ciao Stray, come stai? Tutto bene? E mi ci racconti di Nello. Perfetto, perfetto. Bene, bene, grazie. Scusami. Ah, capisco, capisco. Ma perché è proprio il castello dei Mimic questo? Ok. Conosci Kingdom Hearts? Ok, qua. Sì, perfetto.
Io non lo sto conoscendo, quindi in realtà non so nulla di Birth by Sleep. So solo dei giochi precedenti in base al bundle di che fece uscire la Square ai tempi. Quindi siamo ancora al primo bundle. Devo ancora giocarli. Ah, ok. Quindi anche tu sai niente di storia, quindi eventuali spoiler siamo salvi. No! Che brutto tuffo. Il 3 è quello. No, il 3 non l'ho giocato, quindi non so nulla. Della storia di acqua. È quello della storia di acqua, quindi questo. Perché dopo, cioè, tra le storie che ci sono da possibili è la storia di acqua. Se poi c'è un altro con la storia di acqua, non ho idea. No, ok. Ce ne sarà un altro, allora. Boh, for... Ah, intende... Il Birth by Sleep l'ho giocato. 0.2. Ah, che ne so io. Ma? Ah, quindi non tutto. La rossa esplode. Ok. 0.2 nel secondo bundle? 0.2... sì. Ok. Mi ricordavo. Oh no, c'è il tempo! Vabbè, aspetta. Non io qua, tipo... devi andare dall'altra parte. No, lo so, ormai ci sono queste cose da picchiare. È qua? No? Andare altro. È lì dritto, allora. Guarda la scena. È lì. Telecamera. Tanto le unioni le abbiamo completate tutte per ora, quindi è inutile che mi metto a fare cose. Ah sì, le completate tutte, sei sicuro? In teoria sì. Ah no, sì. Richard? Quando l'hai fatta Cenerentola? La volta scorsa. Cioè ieri. Abbiamo fatto tutto ieri. Di culo subito ho trovato tutte e due per Cenerentola, quindi abbiamo fatto tutto. Per ora. Dobbiamo solo fare le abilità delle skill. È inutile che corro, perché tutto il tempo. Oh no, non ho tutto il tempo. C'era un'altra porta, certo. Lo sapevo. E vabbè. Ricetta difesa. Ce ne scendiamo e si rifà. Però voglio vedere se c'è qualche altra cassa che mi son persa. Vediamo, possiamo già vederlo. Così se abbiamo perso delle casse indietro andiamo subito. E non dobbiamo rifarci il mondo per una cassa. Sì. Ce ne siamo persa una indietro, incredibile. Diciamo. Incredibile come terra, tipo già all'inizio sia forte e scioglie i nemici. E questo fa ancora fa capire ancora di più quanto Sora ci sta a cagare. Perché se terra è forte, forza così effettivamente, senza praticamente essere livellato, immaginiamo Sora all'inizio che non faceva danni, va bene. Ciao cassa. Noi qui in alto non c'eravamo andati, mia difesa. Infatti c'è lo shot. Qua è verso il giardino, credo. Qua stai andando avanti, la cassa è ancora indietro. Ah. Ok, qua non c'è nulla da dover prendere per il momento. Perché aspetto di avere fatto tutte le abilità per prima di fare le altre cose. Certo che... maschio, poi ha il Keyblade con tipo il castellino, il fiocchettino di ghiaccio, va bene. Dobbiamo andare dal portone. Quindi... giustamente, ma rivivono tutti qua. Fire!
thunder! So long! Ah, ma è rimasta aperta questa. No. Sto dicendo. Indietro. C'è una tessera lì. Cioè, quella non si può prendere. Ma li schivo tutti i nemici. Vabbè, ho capito, ma certo, c'era da ricordare, a saperlo che lì c'era un buco. Ti butta in acqua nella cascata, devi rifarti di nuovo tutto il giro. Cioè, c'era proprio scritto lì buco più avanti. Sì, non l'hai letto. Eh no, guarda, l'ho perso il messaggio, sai. Non mi fido dei messaggi degli utenti, per quello è successo quel che è successo. Ma perché deve esserci il pezzettino di video per ogni volta che apri? Farti capire quale porta apre. Ho capito, ma ogni secondo. Visto che ci sono tutte le porte. Picchia l'altro. Poi qua rimane aperto, giusto? Beh. Ah, non doveva essere l'attacco magico, capisco. Stiamo attenti, non desciamo. Lama veleno. Ah, sono quelli che mi droppano le cose strane. Cose che vedremo più avanti cos'è. Ok, ci manca un baule o... erano quelli? No, penso ci manca un baule comunque, il primo iniziale. Sì. E anche un altro nel mezzo, quindi devo tornare necessariamente indietro, ma almeno questi li ho presi. Sì, è chiusa. No, l'ho preso. No, l'ho preso tutto lì. Che non si ricordasse come funziona stop. Quando stoppi non scendono gli HP, finché non finisce l'effetto. No, non si è chiusa la porta. Ho fatto tutto quello che dovevo fare lì in alto. La porta, c'è una cassa qua che mi sarò persa. Infatti è lì. Ne ho presa una, non ho preso l'altra. Scusami. Ah, Thunder qua becca però, nemici. Qua non va. No, Mimic Thunder. Questo, non è una cassa. Sei sicura? No, oh, Mimic. Era il Mimic che abbiamo beccato prima, mi sa. Vedi? Mi sarà persa un'altra cassa che non era quella, però. E qua infatti. Bomba. Lettera pallone.
Forse. Vediamo. Tiene, sei un personaggio tra di cassa, in teoria. Cosa c'è a fianco all'ultima cassa che hai preso? In che senso? Ah! No? Credo. No? Ah, oddio! Ok. Interazione mentale, mi piace. Luce ardente. È il dash che aveva solo l'endgame di lunghezza. Quale? Il dash finale grosso, mega lungo. Ah no, vabbè, non è la stessa cosa, però sì, l'iter dovrebbe essere quello. Sì, in Bit by Slip sblocchi cose che negli altri Kingdom Hearts ottieni tipo alla fine. All'inizio, così diverti capire quanto Sora fa cagare. Alla fine Sora non ha ricevuto allenamento. Loro hanno ricevuto un addestramento per diventare forti come sono. Sora ha seguito il cuore, è diventato come sono loro tipo adesso, quindi... Chiamasi autodidatta. Ha seguito il cuore. E raccomandato in caso. Dal Keyblade? Mimico? No? Mappa. Yay. Una gioia. Cartacea. Bug. Che bug? Che bug, Zack? Aspetta che ora ti spiego. Ok. Tanto poi devi tornare indietro. I wonder if that's her. E vediamo che Biancaneve è minorenne. Oh. Oh, hello. Who are you? Aren't you startled? Perché dovrebbe? Should I be? It's true then. Her heart is pure light. She's the one. Per prendere il forziere, ah, is okay. Something the matter? Poi lo vediamo. Does the name Xehanort mean anything to you? Why no. I don't think I've ever heard that name. Now what? Quindi non sarà ancora arrivato. Unversed. Hey, wait! Don't go in there alone! Out of my way! E certo, brava signorina. Qua nei guai. E ha 15 anni, certo. Minorenne. E si sposerà alla fine della storia, però va bene. Erano altri tempi. Ma? Si era bloccato con l'animazione, bellissimo. E così stop, sì. Con tutta l'animazione, nel senso mezza in corso. Sì. Etere.
Potremmo. Au. Mamma mia, non mi è piaciuta proprio questa cosa. Brutta. Brutta. È giunto scatto aereo. Yay. Premi quadrato mentre effettui uno salto per velocizzare i tuoi movimenti in aria. Maggiore il livello del comando. Maggiore il livello del comando. Perché non ci stava tutto il testo e volevo farlo. No, secondo me l'hanno semplicemente dimenticato. Comando. Non gli è entrata la C. Comando. Lost her. She said she doesn't know anything about Master Xehanort. That leaves me with just one other option. No. The mirror. Ok. Ok, non la vuole ucciderla almeno qui. Forse. Penso tutto. No, non ho preso niente. Nel 1917 la programmazione Disney la prese. 1930. Eh? Ah, la programmazione. Non ho capito cos'è scritto, scusami. Figurine a palloncini. Palloni, quello che c'era scritto. Sì, ho preso un baule e una tessera. Una. Posterigno lì. Cosa? Un po' un adesivo. C'è altro? Qui no. Possiamo andare avanti o ci conviene andare. No, bisogna andare dietro, scusi. Ma che siamo col livello delle magie? Livello 2. Allora ora ti metti furia. Ok. Mettiti un secondo furia. Non hai furia. Compra furia. Vabbè, la posso tenere anche furia, una volta posso dire colpo. Ok. Mettiti anche scatto aereo, già che ci sei. Ah, tolgo qualcosa? No. Comandi di azione. Ah. È uno scatto, quindi può. No? No. Sono due cose distinte. Da aereo piccolo piccolo adesso perché appunto è super lento. Esatto. Ora Ok, vedi quell'arco? Aspetta, vedo quell'arco, sì. Ecco, appenditi sulla sinistra. Appendo sulla sinistra. Ok. Ok, sali sull'arco. E ora vai a prendere quel baule con furia. Bebe. Però salta. Non immaginavo che dovevo dirti anche devi no. Saltare e poi premere furia. Lascia stare. E bug sarebbe? Il fatto che in teoria questo in teoria hanno un pochino fissato la cosa. Beh, perché come prima dovevi tipo dovevi buggarti sul cespuglio per permetterti di salire sul muro, perché ti buggavi un pochino per permetterti appunto di appenderti sul muro. Che cosa brutta. E adesso hanno detto ok, se uno ci riesce, capisce che ci può arrivare, ci arriva, poi con furia vai e ti prendi il baule. Okay. Che è tempesta firaga. Eh? Hai letto che comando hai preso, sì? No. Beh, però ha creato qualcosa, credo, con tempesta firaga. No? Devo metterlo come primo? No, è un comando a sé, allora.
Sì, che è un comando, sì. Però Tempesta Firagga è tipo un comando da abbastanza avanti in game. Non di sicuro da the early game. Ok, quindi ora dobbiamo tornare alla della regina. Sì. Quanto ci manca per il prossimo livello? 460. Ok, iniziamo a essere a quella parte del livello in cui ok, si fa armare, ma vedi bene dove. Perché iniziamo a non aver bisogno di uno o due livelli tipo 100 o 200, ma un po' di più. Vabbè, a parte che siamo in un mondo, no, adesso siamo tipo comunque molto sotto, cioè molto overlivellati rispetto al mondo, se non erro. Che noi siamo al 17. Questo mondo era al 4, 5, no, che livello era? Era basso comunque, più basso del 17. Vedi quanti tesori mancano? Adesso te lo dico. Appena so pochi. Tutti li ho presi. Quindi non ne mancano di tesori, scusi. Sfida community completata al 95%. Quindi non è completata. È molto completata. Perché quanto avevo messo? 100.000? Sì, 100k. Vabbè, ci si arriva, piano piano ci si arriva. Vedi già tipo 97. How dare you return here, you blundering fool? What are you talking about? I ordered you to bring me Snow White's heart. A request I chose to ignore. You know, you claim to be radiant, but all I see are shadows of jealousy hanging thick on your heart. You will pay for such insolence. Magic mirror on the wall. Consume this fool once and for all. Questo non lo dovrebbe saper fare. Lo specchio. Cazzo vuol dire? Alas, my liege, that I cannot do. I have no power save answers true. Huh? You dare defy your queen? I thought. Ma... What? Scusa? What? Questo non lo facevano nella storia originale. Beh, perché invece Winnie the Pooh è ambientato in un libro, effettivamente, dove il protagonista c'entra dentro. Beh, è ambientato in un libro, sì, in una storia. Tutte le quelle Disney sono storie. Vabbè, nel senso. Hai capito il senso, Sofia. Oh. Qual è quello, vero? Sì, scusi. L'unico che era diverso dagli altri. Che è skippato. Non è vero, non era l'unico diverso. Ah, quello che ride. Thunder. Heal. So long. No. Au. Aspetta! Che ansia, dov'è? Eccoti. Vabbè, per curarti. Sì, stavo morendo. Vabbè, usiamo le meccaniche del gioco per curarci. A mente PS massimi è preso lanciafuoco. Sì, siamo un po' overlivellati comunque.
Perché ok, subiamo, ma ne facciamo un sacco di danno. E penso che se continuiamo a farmare le abilità prima di andare avanti a un certo punto, arriviamo a essere un sacco. Fidati, continua a fare come stai facendo. Cioè, a proseguire? Magic mirror instruct this knave. Give him the answers he doth crave. Fino a livellare le abilità. Nel senso, dobbiamo facendo così siamo a posto. Come fra Fantasy 9 alla fine. Is that all? Grazie, specchio. E comunque ce la stai facendo a giocare tranquillamente. Difficoltà alta. A difficoltà alta, quindi immaginati se giocavi a normale. Lo divoravamo un po' sto gioco. Master Ericus said he first received word of these events from Master Yen Sid. Te l'ho condiviso il gioco, sì. Maybe it's time I went and spoke with him myself. Devo tornare indietro, quindi. No, non è da Yen Sid. Sette miniere. Il kibrit del potere magico è di attacco molto bilanciato. Il raggio d'attacco è limitato. Quindi è un kibrit per attacco da vicinanza? Che comunque noi dobbiamo fare? Comunque è molto meglio, fino a che non trovi altri Keyblade, è molto meglio quello di Cenerentola, perché praticamente sferra un critico al 90%. Quindi non ho visto è molto... chi è. Chi è che parlava Xehanort? Ok. Domanda scema. Tu non ti tieni sul secondo schermo la live? Sì. Quindi non sei andata a vederti subito dopo sullo schermo della live per vedere chi effettivamente era ancora? Visto che avevi un pochino di delay. Non c'è delay. No, ho l'OBS, non ho la live. Live. Ah, ok. È che devo avere 300 schermi, scusi. È meglio che tengo la schermata di OBS. Quella della live mi dava fastidio il delay, almeno se c'è qualcosa che non va la vedo subito. Visita la torre misteriosa. Sembra una torre, Yen Sid. No, forse perché è la sua. Ma è sempre quello Yen Sid o è un altro Yen Sid? Cioè lo Yen Sid di questa dimensione? Scusa. Il topo. C'ha il suo portafortuna. Si tippa col portafortuna. Scusa. Anche se non sembrava un effettivo portafortuna. Ma un pochino sì. Mi dava quel... Ho visto circa una stella lì dentro. Cioè lì. Vabbè, non tutte le stelle sono portafortuna. Sennò Yen Sid dovrebbe avere tutti portafortuna sulla torre. Con tutte le stelle che ha. Beh, una stella però tipo fatta magari, ma da bambini. Questa è la torre dove col quale si arriva tramite la nave o è un'altra uguale identica di questa dimensione? Vedremo. Potrebbe essere anche la stessa per quanto ne sappiamo noi, visto che ci muoviamo con un treno magico a forma di stella. Con le stelle, con tutte le stelline. Sì, è la stessa. Ah, la stessa, quindi sì, devono solo? Sì. E gestisce più dimensioni. Cambia abilità, miss. Ma... perché? Devo farmare l'abilità. Autoassegnazione abilità. Poiché il livello di... l'abilità... Chiesa prassa... Ah, perché ho appena livellato, giustamente. Thank you. Sì, devi starci sempre all'occhio. Ora tutte le abilità appena raggiungono il 3 sono maxate. Quindi devi stare all'occhio. Quindi parata gelo.
di cambiarle subito così non sprechi. E basta o no? Vabbè, mi metto a livellare bravo veleno. Anche se non so quanto abbia senso, visto che non c'ho nessuna abilità, però. Carica comando. Tieni sempre. Ecco, tienitela sempre così la schermata. Colpo caos con oggetto. Vigore, ne abbiamo tanti. Epilogo plus. Sì, ma devi. Quando decidi. Dargli un senso. Per ottenere abilità particolare. Non ottenere sì, abilità particolare, sì, perché devi cercare di capire cosa mi manca. Se continui a mettere sempre lo stesso, potrebbe uscire di sempre la stessa, e tipo se ti esce più di 2/3 volte non ti serve più a niente, perché massimo puoi avere 2 o 3 volte la stessa abilità, okay. A parte. Vabbè, magia, però mi c'è scritto parte. Quando mi dovrebbe apparire la stessa, no? Non il comando, l'abilità sotto. Mettendo l'oggetto si mette l'abilità. Sì, ma non ti esce che abilità ti. Non ti viene mai detto. Non ti viene mai detto la quale abilità ti esce. Simila. Ciao, simila. Finally. Ok. Lista dei comandi. Abbiamo qualcosa da poter mettere nelle azioni? Non credo. No. Qualcosa da mettere nei comandi di tiro? No. Volevo vedere il keyblade però. Abbiamo detto che non lo mettiamo, ok, però. Però è più fortino. Cioè abbiamo un punto in più in forza. Questo però critta. No, teniamo questo perché critta e basta. Firaga? Cosa firaga? Ah, da mettere firaga? Al posto di... Massimo lama velera. Ok, abbiamo preso tutto. Sì. I vibes del fungo. Grazie Zacca che mi ricordi le cose. Non c'è qua il salvataggio, o no? Mappa subito. Ricetta magia, ricetta che ha a che fare con i comandi di magia, ok. E come ora ti stanno uscendo alcune volte colpo caos di sotto, cioè subito il risultato, più trovi le ricette, più vedrai anche dopo il per risultato. Le magie, per altre cose, cosa ti esce. Incazzatissimo. My name is Terra. Yes, Ericus's pupil. I've been expecting you. It is the unversed. Yes, Master Yensid. Che memoria Yensid comunque, si ricorda di tutti. I am no longer a master. I doffed that mantle. But sir, wasn't that your pupil I passed on the way in? He had a keyblade. Ah, oh ho. You refer to Mickey. He too sought guidance here. Tutti vengono per una guida. He is good and kind. Ma the weight of a crown has not cured him of impetuousness. He has left with an object to his power he does not understand nor know how to control. Cosa? Mickey imagines my star shard will be of help in his current quest. Vedi che era un frammento di stella? Era una stella, un qualcosa? Non era un portafortuna. Vabbè, però era una stella. Quindi detto che era un portafortuna. Vabbè, sembrava un portafortuna. Master Xehanort is missing. Quale Xehanort, aspetti. There's a masked boy who is controlling those unversed on the loose. Mi ricorda qualcosa. The truth. Perhaps you should approach things differently. Ok. First, consider them one and the same problem.
Master Xehanort and the cioè, gli era proprio detto, guarda che Xehanort non è buono. I must not make assumptions. L'hai detto tu. Find Xehanort, Terra. That is where you should begin. Yes, sir. Ma... I had hoped, Xehanort, your heart would no longer lead you astray. Quindi, Jan Sider è maestro di Xehanort. Che... può essere che abbia rinunciato al titolo di maestro perché ha perso la retta via un minimo. Maybe. Non saltiamo conclusioni affrettate, però. Dov'è Xehanort? Siamo al prossimo mondo. Oh no! Oh no! Abbiamo la terra del Re Leone che vedo lì, palese. E un'altra terra. Che è bloccata. Che è bloccata, ma boh. Poi ho visto anche il fatto dell'arena. C'era un po' negli achievement la roba, tipo questa, che è una specie di arena, cose. Ma si guardano gli achievement. Più che gli achievement ho guardato il menu. Duello battaglia 0. Sa di cutscene. Visito boh. Non è la terra del Re Leone. Master Xehanort. I have been to other worlds. I know all about the things you've done. I just don't understand why. Someone had to safeguard the light from the demon I unleashed. Certo. You must know about the boy by now, the one in the mask. His name is Vanitas, a creature of pure darkness. One of my making. Anche lui è uno scienziato, quindi. Vanitas. Are you telling me he came from you? He came from Ventus. Come immaginavo. Ventus? Yes. Vanitas is the darkness that was inside your friend. There was an accident. While training with me, Ventus succumbed to darkness, and there was but one way to save him. Strip that part of him away. And thus Vanitas was made. In the process, I damaged Ventus' heart in the most horrific way. So I did what I felt was right and left him with Ericus. I knew the boy could. Questo spiega un po' anche la scena iniziale dove si vede appunto il. Però mi sembra un po' una mezza palla. Mi sembra un po' una mezza palla, per come l'ha detto. L'arena ti ricorda qualcosa? Lascia stare un momento, non ci puoi pensare. You shouldn't blame yourself for trying to save him. Well, thank you, lad. You know how to put an old man's heart at ease. So that's what it was. Che altro luogo dove si trovano adesso non ti ricorda niente? È la parte, sì, l'ho pensato. La parte dove Sora ha affrontato Terra. È crepato male contro Terra. Di Ventus è arrivato effettivamente dopo. Augusti. I'm Terra. What's your name? Ventus. You can talk. Aqua. Però boh.
So, are you here to train with us? Where are you from? Who is that man with you? You good with a keyblade? Sai chi era quell'uomo con te? Whoa, what's the matter? Are you okay? Non lo conosco, non lo conoscevano da tanto tempo. Nothing. Ho solo parlato, poverino. Ventus cannot tell you anything. Ha parlato, però. He cannot remember anything. Ah, ok. Master, why is Venita still free? Yes. Well, I did my best to contain him the moment he emerged, but... He managed to escape. Mm-hmm. Vanitas uses the Keyblade to sow seeds of darkness. And now you see the world's team with his ghastly underlings. The Unversed. He has no control over the darkness in his heart. The Keyblade is not his to bear. È una mezza verità in tutto questo. He's an abomination beyond hope of salvation. Lend me your strength, Terra. Right this wrong that I have wrought. But I have no idea where to find him. What I can tell you about Vanitas amounts to this. His darkness is drawn to the light which he seeks to disrupt, and then destroy. Mi cerca Ventus? Potrebbe? It stands to reason that he will strike next in the City of Light, Radiant Garden. Don't worry, Master. I'll take care of Vanitas. Quella Radiant Garden? Effettivamente, essendo indietro nel tempo, può essere che in realtà non ci sono più universi, è letteralmente indietro e basta. Quindi, giustamente, quella porta al castello lo riporta indietro nel tempo, ed è per forza indietro, anche perché il nome Radiant Garden era prima che succedesse tutto un casino. Tutto il casino. Quindi nome adesso... era stato, diciamo, cambiato dopo che... Adesso quindi vediamo Radiant Garden com'era. E l'allievo di Anselm the Wise aveva fatto i casini. Sì. Però Xehanort... era l'allievo di Anselm. Però qua lo vediamo vecchio. Unversed. This can only mean Master Xehanort was right. Penso che più avanti verrà spiegato bene il fatto se è un viaggio nel tempo o effettivamente solo passato. Cioè, se è un viaggio di universi e multiversi o è solo passato. Penso sia solo passato. Però questo è molto prima dell'organizzazione, molto prima di tutto. In cui abbiamo uno Xehanort che fa esperimenti comunque e fa le sue stronzatine. È bella che era Radiant Garden prima. Giardino radioso. Giustamente, vabbè, noi l'abbiamo vista tutta distrutta, sai com'è? Beh, quello sì. Noi lo conoscevamo come Hollow Bastion alla fine, all'inizio. Eh sì. Cosa, Zack? Niente. La posso prendere quella tessera?
Sì, puoi. Quindi devo usare cosa? Come faccio? Con il comando? No. Richard, di sicuro non saltando. Saltando e attaccando. Ah, attaccando. Non scattando. Va più in alto quindi quando attacca? Sì, diciamo che come che si dice? Si innalza, ecco. Sconfiggi tutti Nash, ok. Scusi? Dove sono? In mezzo, ok. Ciao. Via tu. Facciamo i danni. Vai al centro. Ci sono andata al centro, Zappa, tranquillo. Sì, ragazzi, la chat la leggo, ma però se mi concentro sul gioco non posso anche leggere la chat. What's Master Xehanort doing here? No, ha senso che sia venuto così a caso. Quindi se avessimo voluto seguire un ordine di storia, avremmo dovuto giocare questo per primo? Mm? Se avessimo voluto seguire un ordine cronologico di eventi. Per un ordine cronologico di eventi si sarebbe dovuto partire da Bert Baisley. Perché, anzi, prima in teoria c'è Union Cross, però quello non potevi giocarlo. Esatto. Prima c'era questo e poi andava a seguire appunto Kingdom Hearts 1, poi Chain of Memory nel frattempo. Excuse poi Days, quindi era più che altro per ordine giusto, era Days e poi Chain of Memory. Sì. E il 2 e poi Recoded. No, in teoria tra l'ordine effettivo di eventi, e in realtà c'era dopo questo c'era 0.2 anche. Stavo dimenticando di 0.2. If it's all right, your elderness. No, non ci andare, Terra, ti prego. My name is Merlin. I'm a powerful wizard, and I'll have you know a lot of wisdom comes with age. Ti prego, no. Anyway, as I said, the book is not mine, but I'd be happy to keep it here for you. Thank you, Merlin. No. No. Baule. Vuoi andare da Fu di nuovo, please? Sbagliato, scusate. Accipicchia, quanti clienti abbiamo oggi? Siamo solo noi. Più 4 persone in live, non siamo in tanti.
Terra, perché anche tu? Ora puoi giocare con il tabellone del comando di Busco di 100 acri. Oh no. Cioè? Basta, il mondo di Pooh in questo gioco è un tabellone dei comandi aggiuntivo. Che non abbiamo fatto questo qua, che non abbiamo visto nulla di come funziona. Esatto. Ok. Non è un mondo, effettivamente. E qua non è un mondo, perché dovresti Paule. Ripetere lo stesso mondo per tre, altre tre volte. Non andare avanti, Paule, ok. Bella la musica di Raden Garden. Qua era tipo diversissimo. E là era Koopa, perché appunto era uno il mondo finale di Kingdom Hearts 1. Però cose nuove, tanta roba nuova. E poi con i fatti che sono successi in Kingdom Hearts 2 anche, non potevano mettere una musichetta felice. Compro uno di tipo questo, questo, uno di questo. Questo no. Sicuro già posso fare qualcosa così. Quanti tesori ci sono? Adesso lo vediamo. Troppi. Già temo. Ho paura. Lel. Siamo partiti per i primi. E li siamo già persi. No, devi prendere i Nation, se non puoi tornare indietro. Beh, prima finiamo il mondo, meglio. Poi penso ce lo possiamo esplorare con calma. E quello sì. Oh, che bello! Qua è dove, tipo, sui tetti c'erano quelli dell'organizzazione? No. Qua è dove c'era la via? No, sì, non lo riconosco perché è un po'... A parte la casa di Merlino, che forse non si è spostata, il resto si è spostato tutto. Il resto, anche quando Malefica ha preso in mano il castello e tutto, sono cambiate un sacco di cose. Come? Vabbè, non sappiamo gli eventi che hanno... Già, non sappiamo per bene gli eventi che hanno portato l'istruzione. Ah, se vedi, la fortezza era mezza distrutta quando ci aveva in mano Malefica. Ma chissà se è stata Malefica o erano già distrutti e Malefica ha detto vabbè, mio. Ah, mi diceva che Malefica aveva modificato qualcosa. È presente la stanza per accedere alla serratura del mondo in Kingdom Hearts 1, come era praticamente un laboratorio, dove era stato costruito lì in quel momento. Quindi ha modificato la fortezza per poter creare quella stanza. Panacea. Ok. E qua. Perfetto. Colpo cazzo livello 2. Che paura, ho visto il buco nel pavimento, mi sono spaventata parecchio. Ok, qua
vicino a dove ha parlato con quel tizio che pochi cavolo è. Scintilla al 4. Zara 2. Ok. Possiamo mettere il nulla. Ve lo attacchi? No? Chiamalo tizio buffo. Va bene, sarà tizio buffo adesso. Trolla sempre se puoi caricare i comandi, eh. Eh sì sì sì, ma non credo. Allora, abbiamo il comando per lo spaccaroccia. Però questo qua non l'abbiamo ancora iniziato a fare. Sì, restiamo qua perché così facciamo sia questo che questo. Il colore ti aiuta. Rosso, quindi farlo. Attacco. No, quindi comandi azione. No. Non lo so allora. È un elemento. Fuego? Esatto. Ora che hai sbloccato il l'epilogo, cioè lo stile lanciafuoco, alcuni comandi epilogo li sblocchi se usi tante volte un determinato stile. In questo caso devi usare tante volte, almeno azionare il comando lo stile lanciafuoco per poter sbloccare quell'epilogo. Intanto metto luce ardente. Ovviamente non l'ho messa. Ma hanno livelli diversi, giustamente. Buio sonico si livella fino al 5, ondontolante fino al 4. Luce ardente, che è fuoco, quindi. Che penso che è quella che mi servirà per... No, i comandi di tiro non ti attivano la... No? Lo stile. E comunque devi tornare indietro di un livello con l'epilogo se vuoi sbloccarne altri. Ok. Quindi in questo caso se usi comandi tipo fuoco, Tempesta firaga principalmente, puoi entrare nel comando di stile, cioè nello stile energia, di... ha detto Zach. Terra, sei forte, ho capito, però sono tipo lento a saltare. Ma è un po' più veloce a correre e anche a colpire. Però prima era la metà della velocità. Cos'è? Si va avanti da... Ah no, è un nemico. Così. Sa com'è. Potenza energia. Come faccio potenza energia? Scusa, mi devo livellare. Quindi usando fire e altri. Ho capito. Dammi il tempo di livellare. Bene, sono andato figo forte per il momento sbagliato. Cioè, al momento che non mi serve a nulla. Ok, prima di andare avanti andiamo dall'altro lato però. E vediamo se c'è altro. Facciamo la cavolata di proseguire senza esplorare. Cioè, c'è un portone chiuso ma anche un baul. Ed è un portone che si aprirà. Scatta, scatta.
devo curarmi, ci ho pensato dopo. Boss fight. No? Oh! Ciao amici. Acqua. Boss fight. Tre boss per tre amici. Chissà Ven che cazzo sta facendo in tutto questo tempo. Liv, ho capito. Ha la maschera. Lord in azione. Esatto. Ti ho trasformato. Questa è la versione figa della Guardia di Ferro di Kingdom Hearts 1. Sì. Sconfiggi Nash, sconfiggi prima gli arti o non riuscirai a sconfiggere la testa. Come la Guardia di Ferro in Kingdom Hearts 1. Quindi non posso usare le carte di... Vabbè, non mi posso curare, grazie gioco. No, se ti entra, cosa fai? Usi l'unione dimensionale con la gente che è con te? Sì, non ne ho solo loro, sai com'è? Non avevo solo loro, uffi. E se esiste il companiero, se devi usare la fusione con altra gente, non ho capito. Sì. Tipo per curarmi? Hai energia? No, non è vero. Quelli sono cavoli tuoi. Se ah, certo. Perché. Sono cacchi nostri perché perdiamo tempo. Diverso. Non sono cacchi miei. Riprova. No. Vigliacca. Non essere vigliacchi, è solo un cervello. Te l'ho detto. No, ti ho detto di livellare, non di curarmi. Usiamo energia. Energia, ovviamente, così per almeno. Scintilla livello 4, ma la togliamo scintilla. Magari, non penso di poter avvelenare i nemici, cioè il boss. Eh no. Non abbiamo nessun comando, colpo fissità ce l'abbiamo equipaggiato. Quindi oltre a quello. Dobbiamo mettere luce ardente come... comando di tiro e devo usarli i comandi di tiri, però che cavolo. Esatto. È un'ottima meccanica, cerca di imparare a usarla perché ti sarà molto utile per alcune fasi. Ma per curarci con gli oggetti? Dobbiamo necessariamente tipo equipaggiarli al posto di un comando. Esatto. Oh no, mi hanno avvelenato. Oh. Tutto, guarda, tutto vanno dato, tutto. Quell'animazione non è delle migliori. Già, anche perché non colpisce sempre. No, sì, solo che tu sei partita troppo in alto con la tangente e non dovresti farlo subito quella cosa. Guarda quanto è più veloce. Fortissimo. Qua non c'è niente. Ok, prima di andare alla boss fight però siamo a posto con le cose. Carica comando mi dà nuovo. Ma non è vero.
Che non possiamo fare niente. No, è che c'è qualcosa che era nuovo. Non è Mandi che ti dice che puoi fare nuovo. Paccaroccia. È perché facendo continua hai azzerato quello che avevi controllato prima di fare la fight. Quindi sono tutti nuovi che ti sei già tolta prima, solo che morendo ti sono tornati. Vabbè, sì. Stile comando, boh, faccia così. Abilità. Ok. Stavo pensando qualcosa di non equipaggiato, ma non credo. Are we pronti? Abbiamo la nostra energia, abbiamo tutto. Qualcosa, vediamo quanto ci manca per livellare, che non l'abbiamo visto. Faccio le cose ma non vedo altre cose che mi interessano. Forza, custode della Keyblade, ci mostri la potenza della Keyblade. Au. E via le gambe. Ora vola, giustamente. Au. Ma questa non è la testa, tipo? Scusi lei, può? Ok, grazie. Au. Au. No. Ok, scusate. Stava morendo acqua comunque per prenotare. Che tipo maga, quindi si potrebbe trovare troppe. Yes. Combattessero sempre a tre. Oh yeah! I got you these tickets. For what? Lifetime passes to Disney Town. Scusa. He said to take two grown-ups. Scusa. You mean us? Listen to me, Ven. We need to get you home. It's okay, Aqua. Trust me, that guy in the mask is history. We'll never badmouth Terra again. Più male? Non parlare male? Yes? Vanitas. Ven. You let Aqua take you home. No way! I wanna go with you guys. Se io la contro, è sicuro. We have a dangerous task ahead of us. I don't want you to get hurt. And what is this dangerous task, Terra? It doesn't sound like what the master told you to do. It might be a different route, but I'm fighting the darkness. I'm not so sure. I've been to the same worlds as you, and I've seen what you've done. You shouldn't put yourself so close to the darkness. Oof. Listen to yourself, Aqua.
Tara would never... You mean you've been spying on me? Is that what he said to do? The Master's orders? He was only... Aqua. I get it. Tara! Just stay put! I'm on my own now. All right? Sto seguendo gli ordini di... Però no, eh. Please, listen. The Master has no reason to distrust you, really. He was just worried. Biglietto vitalizio per aver accesso alla città di Disney. Ok. Oh no. Master Xehanort is the only one I can still count on. No, proprio no. You must be Tara. It's that old coot. He won't stop asking for you. I came all the way out here to get you, just so he'd clam up. What do you mean? Ha! Do I have to spell it out? Mi sa che... Whatever he's called. You know, my prisoner. You're apparently not a very good liar. Di faccia mi ricorda qualcuno. Master Xehanort would never let himself be caught by a thug like you. As if. Presentati. I my mercy. See for yourself. I'm holding him underneath the outer gardens. You better show up before I lose my patience. Ciao. Ciao. Scusami. There's no way. Ciao. But no harm in looking. Davvero? Ciao. Perché ciao? Oh no, c'è una tessera in alto. No, niente. Perché ho scattato, lo so solo io. Codesto enemico. Ho sbagliato. Salviamo e continuiamo. Finalmente siamo riusciti a salvare. Buonasera, cognocco di terra. Buonasera, sì. Buonasera, come va? E buonasera anche a lei. Vabbè, ma giustamente prima si è saluto terra. È giusto, è giusto. Com'è? Ti sei ripreso dei disegni? Ok. Ho fatto compagnia, è giusto. Hai fatto bene a farle compagnia, Porella. Ma c'è la rotella dietro, ma... I trick ho scoperto, incredibili. Guarda che mi devo riprendere la cassa che non ho preso prima, a quanto pare. Posso prenderla in fight? Sì. Hai dato il bacino come della ricompensa? È vero che ho riscattato la ricompensa del bacino? Ho un brutto ricordo con i disegni, ma l'odore della palla che diventa una pizza dopo aver passato tutti gli universi è bellissima. Infatti quella me la sono salvata, poi la carico magari su Instagram perché è proprio arte. Allora, dobbiamo andare di qua, dove è andato il maestro in teoria? No? No? Sì? No? 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 Un bacino riscattato, bravo. Aiutare maestro Xehanort. Ci caputo in un momento. Ero giusto. Ok, vabbè.
Rizzare livello 3. Ora bacino a terra, ne ha bisogno. Eh sì. Costretto un po' ad andare per fatti suoi. E bacino Roxas. Del bacino Roxas. Ci fosse. Noi sappiamo per il momento che ha un altro nome. Posso creare qualcosa di nuovo? Grazie. Sì. Forse qualcosa legato alla magia? Sazietà cos'è? Vince il primo IPS? No. Direi radioso. Beata prima run di BBS. E beh, Thunder Plus. Ambrizzonate con Thunder Plus è molto buono. Sì. Yay. Ok, al posto di Blizzara metterei Lama Veleno qua e al posto di Fissità metterei Lama Bufera o Lama Caos o qualcosa. Direi o Stopra o una o le pozioni effettivamente. Però poi ogni volta dovrei stare attento. Quindi no, lascio così. Nomura sa essere bastardo, sappilo. Immagino. Il nostro amato e odiato Nomura. Allora, dobbiamo andare a entrare nella parte bassa del borgo. Ho sbloccato anche un ristorante. Comunque, secondo la tabella di comandi. Secondo me la tabella di comandi è molto bella perché è personalizzabile. Sì. Molto personalizzabile, molto bella allo stesso tempo. Io mi sono persa, tipo, non so dove devo andare. Sappilo. Sappiatelo, anzi. Cioè, probabilmente ero giusta indietro, però... Tu devi seguire il cuore, seguo... Non ho idea, il backtracking. Quanti clienti abbiamo oggi? Devo ancora capire. Vabbè. Diciamo che salvo, perché ho cambiato delle cose e voglio tenermi le cose salvate. Anche il livello. Ma piazza centrale no, perché c'è solo quell'altra strada e basta. Pure se ti consiglia, aprendo il menu. E dove? A parte da mettere le figurine. Eh no, non è in questo che ti consiglia cosa fare. Allora mettiamo questi. Mettiamo questo. Mettiamo. Basta, abbiamo messi tutti. Ok. Quindi ora abbiamo anche. Vabbè, mi ci sono persi qualche tesserino. No, qui non possiamo andare. Ah, sì, qua. Che è qua che dobbiamo andare, ok, ok. Ci siamo. Però ci diceva, no, dobbiamo salvare il maestro, dove vai? Immaginavo. Tu adesso devi andare live, Sbiggy? Mi pare alle 11. Che spiazzale per nulla inquietante e per niente pieno di nemici, no no. Giocando in mare per evitare che la Vanni faccia danni, giustamente. Ma so io tipo... No, volevo dire se riuscendo a colpire la manopola non si attivava il nemico.
E poi vedo un po' qua. Bravo, bravo. Stiamo sgonfiando il nemico, letteralmente. Il trick è colpirlo di spalle. Quando riusciamo. Immagino che Xehanort sia lì, ma prima ci facciamo il giro tra i nemici. Vediamo anche quanto ci manca per livellare. Scusi lei? Ci mancano 400 per il 20. Completerò il nitro di sgonfi. Sì, l'avevo intuito. Oddio, gli uccellacci furono un sacco in alto. Oddiosi bauli, più che altro, sono tipo mega lontani l'uno dall'altro. In uno spiazzale giganormico. Quindi ci mettiamo una vita a recuperarli. Se non erro, certe volte non li prendi nemmeno con Thunder. Ma Thunder qua per ora mi ha sempre preso, altro che. Non con gli uccellacci, non ho provato, ma. Quello mi sa che non lo prendiamo saltando e colpendo, eh no. Ok, manca l'altro paulo dall'altro lato. Lama veleno livello 2. Tempesta Firaga al 3. Scusami, ok. Fira. Possiamo creare qualcosa con Fira? Sì. Allora, energia lo vorrei tenere perché mi serve l'energia. Eh no, dobbiamo usarla per forza. Lama slot. Allora, o la maslot o la maslot. Io devo usare questa veleno e lama veleno più energia. La maslot. Oggetti plus. Mi aver sbagliato l'oggettino. Premendo triangolo al momento giusto esegui tre attacchi in salto e fai apparire dei simboli. Non lo prenderò mai. Colleziona tre simboli uguali e vincerai un premio. Va bene. E allora direi di mettere anche... Il ristorante ce l'abbia? Di mettere, boh. Ira. Non abbiamo più niente. Certo, abbiamo perso la cura, però... Finché non riappaiono i nostri amici del cuore, possiamo, tipo, fare cose. Nel caso ci facciamo una morte e poi ci mettiamo le cure nell'inventario. Abbiamo un po' d'acqua intanto. Vabbè, noi giochiamo un po' così. Lore, ok, è il momento di lore. Mr. Xehanort! The old coot certainly knows how to take punishment.
Ma sa di palla tutto questo. A me non sembra molto Monster! ferito. What are you after? That thing right there. It's called a Keyblade, isn't it? Ma lo so chi sei tu, non mi ricordo il Seems nome, like ma so these chi days sei. everybody's got one of those. Quell'arma, Even un Grandpa altro here. modo, esatto, più lo My nephew stronzo, told me all che ci ha fatto un about po' it. di What a weapon like morti. that can do. How could I Come not ricordo want il one? nome Well, you'll io? E questo find sarà il nome they're thinking originale, about non sarà il their homes. nome nessuno. Cioè il If nome da I heard the old nessuno. guy right, you're what they call Keyblade Master Material. Gabriele D'Annunzio, So guarda, if lo I vuole. defeat you, that makes me the real keyslinger, if you No. catch my drift. Ma anche dai Not the most movimenti, dei polite way to go about it. gesti, è proprio lui. But what can you Sigvar. do? Però avrà un altro One more nome. step and the coot goes boom. You think I'm gonna fight fair? As if. That key's too powerful for us to go mano a mano. Buonasera, Crio. Buonasera. Quindi? Bene, bene, tu? For a Keyblade Master, you're not very. What's the word? Good. Lo vogliono far cedere all'oscurità. What are you doing, Terra? Fight! But Master, you'll. Never mind me! You must fight! You can't let this ruffian win! Think of your master, Ericus! The shame he and your fellow pupils would be forced to bear! Use the Keyblade! Sto un po' sull'attenti perché mi aspetto sempre il colpo di scena di Trollango a questo punto. So much for the bluff. Braig, l'uomo misterioso. Ah. Scusi. I can see. Ecco. No, l'avevo capito dopo un po', scusami. Ho ripensato al primo, aspetta, no. Ma è uguale! Ma aspetta, è proprio uguale! Cazzo, ma almeno cambia qualcosa. Vediamo la cosa ancora più canonica. Au. Certo. Bellissimo lo droga. Devo ricordarmi di non muovermi. Quello come il Kingdom Hearts 2. Aia, aspetta, scusi, ho sbagliato. Aspetta. Aspetta. Non ha la benda. Magari ha perso l'occhio per un motivo. Però mi sono distratta, scusi. Piano. Piano. Scusi, signore. Ma più che altro il fatto che si appende all'aria. I can see you. Au. Brag birbone, eh sì. Certo, tutti. I'm triggered. Vorrei poterlo beccare, grazie. Fire!
Uff. Gotcha now. You're done. Take this. Lello. You better start running. So long. Okay. Scusate il focus, però ci voleva. Era la giustizia. Oh no. Oh no. Lo stava per colpire. O lo ha colpito. Vabbè, lui ok, e ecco perché ha la benda. È lore. Ma stava per colpire il maestro. This power. Well done, Terra. Parlavamo di benda, sì. Maledetto. I was consumed by anger. Hatred. That was the power of darkness. Darkness that you channeled. No. I succumbed to it. Mm. Just like when I stole Princess Aurora's Heart of Light. I can never return home now. I'm a failure. Then don't. You could be my pupil. No. Master Terra, non mi cadere così in basso, ti prego. Darkness, that he too has succumbed. Not to darkness. But to light. It shines so bright. He forgets that light begets darkness. And Aqua and Ventus, their lights shine too bright. It is only natural that they cast shadows on your heart. Ericus, he's such a fool. Light and darkness, they are a balance. Allora, come equilibrio, ok. Ma... Terra, you are the one who shows the true mark of mastery, but he refuses to see it. And I know why. It is because he fears you. Join me. You and I can do the world's much greater good by wielding light and darkness in equal shares. Master Xehanort. See more worlds. Seek out the darkness that upsets the balance. Trovare l'oscurità che sbilancia l'equilibrio. And bring an end to him. Che mi sarei scelta sbagliatissima. Proprio sbagliatissima. Ciao Never, buonasera! Come va? Tutto bene? Anche oggi sei arrivato abbastanza in tempo, in realtà. Tutto bien, tutto bien. È tenuto vole oscura. I diari! I diari anche qui. Ma qui non si leggono, fino alla fine. Va bene. Adesso no, giro, aspettiamo. No, ogni personaggio ottiene un tot di diari, ma sono molto specifici. Ok. Quindi non... Ok, non c'è un minimo di ordine come negli altri, meno male. Esatto. Ok, quindi si aspetta. Quindi devi finisci tutti e poi te li leggi tutti in fila. Ok. When I really need you, Finn, I know you'll be there. Well... Bacchettiamo, sì. My friend. Yeah. You're right. Thanks, Ben. Mm.
Oh, Coot! You said I wouldn't get hurt! I didn't sign up to be collateral damage! No way! As if! Mettiamo Enrique sotto posto. Okay, fine. Just put that down. You still need okay. You still need me to do something, right? And all I'm asking is that you hold up your end of the bargain. I mean, what's a little scratch on my face, huh? Io amo BBS. I'm just lucky you didn't steal my heart. Like ancora capire. That would have ruined my week for sure. Delle cose, però. Unlikely. A powerful light still lives inside of Terra. You see, people like him, they don't have the power to steal hearts. So wait, you mean he's not the one who stole her heart? Quindi il cuore di Aurora era già stato preso. Perché lui non ha il potere di rubare cuori. Infatti, lui, Terra, non ha il potere di rubare i cuori. Secondo me è stata malefica usando Terra a prendere il cuore. Oppure c'era Xehanort dietro a tutto. Più la seconda. Che classe ti consiglio sullo Stark? Allora, dipende come vuoi giocare. Se ti piacciono i melee, io ti consiglio l'assassino, perché ce ne sono davvero pochi in giro, anche nelle gilde. Altrimenti, se ti piacciono le classi magiche, vai di mago puro e divertiti. Dipende un po' cosa ti piace a te. Allora, ci mancano tipo un sacco di bauli. Tanti. Io sono sempre stato guerriero, ma sembra bello l'assassino. Fai il guerriero. Non l'ho giocato il guerriero, non so com'è effettivamente. Non so suggerirti fino a quel livello. Devo mettere una qualcosa in più adesso. Tanto buonasera chi entra. Che ai lurchini che entrano e non scrivono. Io vi voglio bene lo stesso, ma però scrivete che io ci sono e vi rispondo. Tranquilli. Andiamo al biglietto Disney, che possiamo andare in giro a fare le cose Disney. Io ho scelto Berserker, troppo più 1 al 50 sono morta una volta. Io sono morta una volta, sì. Stavo facendo un dungeon ad hard al 24. Io sono rimasta tipo al 25 in realtà. Tutti i bauli li possiamo prendere a Radiant Garden? O andiamo avanti? Ricciardo? Sì, li puoi prendere i bauli. Ok. Allora andiamo dall'entrata. Berserker, perché ci sono le sottoclassi, quindi per andare dal Berserker... Oddio. Non mi ricordo, non ero sincero, dovrebbe andare Svig per vederlo. Sto coso non ho capito, ma non ci andremo. Che è un pochino più complicata la ricerca. Guerriero base ho scelto. Ah, ok. Quindi guerriero grade, tutta classe Berser. C'è qualche Paulos qua? Vediamo un po'. Chi è che c'è? Ah? Comunque come si può prendere un Berser, che sembra figo. È abbastanza in realtà. Ok. Diario mi serve. Tesori. Allora, i primi li abbiamo presi, quindi non devo andare in questa zona. Devo andare nella parte iniziale. Ma la Shadowhunter? Non lo so. Non li ho giocati tutti. Non ho giocati male. Tutti. Tu li hai giocati? È gratis sullo Stark. È gratis sullo Stark. È
bellissimo, riscaricalo. Quando c'ho tempo, tipo, entro su Discord e gioco. L'altra volta ho giocato con Fra. Abbiamo già anche la gilda delle fettine panate dove giocare, poi ti dico il server. E vi dico il server, ma voi lo scoprirete entrando sul Discord o sul Telegram. Mi giochi per Switch e Play per mettermi a giocare un MMORPG. Eh? Ho troppi giochi indietro su Play e Switch per mettermi a giocare un MMORPG. È bello, però è anche isometrico. Immagina di giocarti un Diablo, però MMORPG. Con cose più carine. Qui no, qua non c'è niente. Non posso andare proprio di qua, grazie. Però, vabbè. Comunque, MMORPG non è malissimo, è una roba strana. Solitamente, solamente che la roba che fa la fa bene, esatto. Ma in realtà è tanto, il fatto che faccia bene. Soprattutto dopo New World. Che, ok, era carino, sembrava qualcosa di innovativo. Non hai neanche le navi. E qua ce le hai le navi. No, è quella la cosa. Un gioco che si è fatto pagare per giocarci fa schifo, mentre il gioco gratis gli è venuto bene. E quello è un problema. Okay. Anche. Vabbè, se vuoi le cose. Ah, i pet sono gratis. Le mount pure. È il contrario. Eh? Dovrebbe essere il contrario. Che anche. Sei arrivato pagare, sull'isola dove trasformano il gnomo minuscolo? Non ancora. Purtroppo non ancora, però quando ho tempo ci gioco, purtroppo non ho tempo di giocarci come vorrei. Anche perché non è di quei giochi che per me diventano droga. L'unica cosa fatta un po' male sono alla ricerca della gente per i dungeon. Che a volte tipo si mezza bugga. Oltre a quello è reso tutto abbastanza bello. E la trocca. What? Mi sono spaventata, che cazzo era? Ho sbloccato l'evoluzione di sorpresa. Hai potenziato un comando epilogo. Ok. Però volevo tipo fare questo. Ops. Mi sono spaventata. Usate. Allora, direi di mettere colpo fissita e... Ok, lama bufera. Attacco, attacco. Io direi... o vitalità... No? Sì, per gli attacchi speciali. Per completare gli epiloghi devi rispettare... Sì, lo so. Però devo ancora vedere quello fare. Epilogo plus. Ride paralizzante. Vediamo cosa fa ride paralizzante. Vediamo cosa fa epilogo plus. Lancia il kibbe da volto nel gelo e provo a gaggiare un nemico. Giustamente. Abilità era Ride Plus, mi sa che forse ce l'avevamo già. No, Epilogo Plus ne avevamo già uno. Aumenta i danni inflitti dal comando Epilogo. Che è buono in realtà. Mi sa che non ci sono tutti. Perché tipo c'è una zona che non posso andare. Okay. Ma ce ne sono alcuni anche dove hai affrontato Braik. Ah, ok, giustamente. C'era uno anche lì in alto, che devo fare un giro per raggiungerle. E lì basta che usi il trucco con furia. Cioè di... O faccio così. Devo usare Fira in questo caso per sbloccare il primo. Ok. Quello. Devo usare il trucco con Furia. Però Furia l'ho usato. Aspetta. Oh no. Ok. Furia ardente era. Era Furia pura. È uguale. Cambia solo che ora assieme alla cosa c'è anche l'attacco. Cioè c'è l'elemento di fuoco. No! Cacchio, secondo dash. Cavoletti. Ma ci sono andata lì?
Per curiosità, per pura magia, letteralmente. Là. Ok. No. Come ho parlato tra me e me. Non ho chiesto nulla, voi tranquillo. Ok. Quindi devo usare Furia Ardente e il dash. Tac. Non me l'ha usato, va bene. Dai, lasciamo stare quel coso all'inizio, quindi ci sono dei bauli, vado a prenderli. Così vediamo quanti me ne mancano. Che comunque, se ci sono dei bauli, anche tipo lì, in quel borghino, io non ci posso andare al momento. Che qua non c'è niente. Cheat. No, abbiamo avuto i timbri diversi, uffa. Ardente solo due. Sì, vedete, è scritto su Discord. Da che è scritto, senti io. Vedi cosa ti ha detto. Qualunque cosa ti abbia detto, in realtà non ho idea. Siamo sempre più vicini a me che devo scrivere la ruolata per voi. Il che vuol dire che da quel momento poi dovrò anche editare. Perché ho deciso una cosina bella, interessante, che poi vedrete. Mega pozione. Diciamo che chi sopravvive avrà un piccolo... una piccola sorpresa, ecco. Cristallo caos, wow. Devo fare tipo così, così. No, lui non c'ha la cosa dietro. Ok. Sì, sarà una cosa che non puoi dirmi perché è spoiler, tranquillo. Nip. Sì o no? Nip. Oh no! Ma... Lel. Ah sì, ma come li colpisco? Colpisco, senti. Ok. Là. Picchiami. Ok. Allora, la tesserina chi se ne... Quanti bauli ci mancano? Forse due o tre. Due. Può essere che siano dove non posso andare? E cosa? Due bauli.
No. Ok. Sono bauli che posso raggiungere, quindi. Sì. Controllare la zona del fontano. Per forza, lì. Ecco, abbiamo anche fatto l'altro livello. Adesso ci andiamo a fontane, ragazzi. Abbiamo fatto l'altro livello, in realtà. Devo anche cambiare l'abilità, devo avere delle abilità da poter mettere. Quindi mi sa che farò un po' di shopping. Quindi siamo al 20 con terra. Eh sì, missa di tutti, mi raccomando, buona missa Moll. Ma al 21 con terra, scusate. Aspetta. Ok, possiamo fare un po' di cose. Non abbiamo furia ardente al massimo, però non ha abilità assegnate, quindi ce ne freghiamo, in teoria la possiamo usare. Fissità e fira. Direi... Chaos non sappiamo cosa sono questi cristalli, però possiamo usare Radioso. Prende un'abilità dall'intera pool di tutti i cristalli. Parata fuoco. Caso. Ok. Blitz ardente. Di nuovo. È l'evoluzione di furia, credo. Di furia ardente. Ne andrei sempre di radioso perché è roba legata alla magia. Parata fuoco, no. Doppia parata fuoco. Fuck, ho fatto la cavolata, scusate. Cioè, la non è una cavolata se... possiamo metterla di più. In teoria così ne facciamo di più. Niente, ne abbiamo due da fare, due ne abbiamo, quindi ok. Esatto. Quindi ci è andata bene. Quindi se ti uscirà una terza volta è sprecata. Sì. E non la usiamo, non la livelliamo, la useremo per le altre fusioni. Abbiamo solo sprecato un oggettino, ecco. Solo. Ho sprecato un oggetto. Non spreco degli oggetti comunque. Allora, compriamo qualche comando. Questa non ce l'abbiamo, ad esempio. E mi ricorda un'abilità di Sora. Nome simile. Lama slot ce l'avevamo. Colpo fire non ce l'avevamo, ma penso si riesca a craftare tramite le lame. Esna, attenzione, siamo quasi ai 1000. È 10.000. È 100.000, ce la posso fare a leggere oggi. Allora, compriamo Energira. Questo possiamo tenere Energiga? Maybe. No, pensavo. Però possiamo farmare Energira. Ho sbagliato, niente, sembra abitudine di premere triangolo. Comunque è incredibile quanto si livelli. Cioè, tra poco non puoi capire che il gioco dura poco. È poco, oddio. Ok, abbiamo preso le casse in alto, adesso andiamo a vedere in basso. Poi in realtà questi li potremmo anche schifare perché ci danno tipo 10 di ex. 20 anche. Sono comunque 3 storie, esatto. È normale che ti fanno e hanno un sacco di esperienze in più, deve durare per 3 storie. Ah.
40 ore al 100%. Così. Dici che se la facciamo al 100%, dipendi così tanto di me? Non so quanto convenga Zack fidarsi di me. È facile, lo dici tu che è facile, per voi è facile, io sono scrausa, lo sapete. Proverò comunque, dai. Poi nel caso abbiamo la run da recuperare, la da recuperare con i 100% e quindi anche farming su Kingdom Hearts 1, perché ce n'è un sacco da fare. Cose che ci aiuteranno anche a ricordarci la mappatura dei comandi, la lentezza del primo Kingdom Hearts. È molto lento il primo. Già, anche questo è più veloce del primo. Qua non ho visto casse da prendere comunque, quindi boh. Penso segnalo di qua perché avevamo un po' il portone chiuso. Magari mai aperto. O dove avevamo affrontato la boss fight. Per ora sto cercando di fare almeno il 100% dei bauli. Dove posso? Poi ci mancano le tesserine, ma quelle penso di poterle recuperare più avanti. Che poi, tessere e bauli sono condivisi? O ognuno no. È proprio? Aia. Ognuno è proprio. Quindi prima di finire la storia con Terra devo trovare tutto. Quindi è come se facessimo un 300%. Ma? Perché eravamo morti, non abbiamo più recuperato questa cassa. Quindi probabilmente anche un'altra cassa, tipo alla boss fight, ce la siamo persa. No, la cassa più avanti di qua. Allora mi sono persi. Ah, via. Mi hanno avvelenato, fuck. Ah no, è qua l'altra cassa, ok. Provo a vedere comunque l'area dove ho fatto la boss fight. Scusate, però. Giusto per. Mi sono comunque persa qualcosa qua. A morte mi sono perso. Augelli del malaugurio. Quanto veloce. Tutta la combo letale, tipo. Vola. Siamo già. Per ora abbiamo tipo tutte le cose al massimo, poi si vedrà. Basta fare l'elicottero tu. È un elicottero. Ok, qua non abbiamo letteralmente una cispa da fare, perché comunque abbiamo preso tutti i bauli, tutte le cose per ora. Cioè tutti i bauli almeno. Yes. Poi manca la tessera, vabbè, con le tesserine lì, gli adesivi, ce li possiamo tenere per dopo. Guarda, vado, ragazzi, grazie mille per la compagnia. Ma grazie a te, Spiggy, grazie mille a te. Evita, evita, dobbiamo proseguire. We have time.
Divertiti con Terra. Abbastanza. Ci divertiremo. Corri, go. Ignora. Per ora. Devo anche cambiare l'abilità. Almeno vedere cosa possiamo modificare. Console dei comandi. Sì. Niente. Però possiamo mettere qualcosa di nuovo. Tipo invece di raid paralizzante possiamo provare Zante Zuckerli. A parte mettere blackout. Vabbè, cecità. I fuochi d'artificio possiamo usare. Li voglio ottenere se servono per altro. Per qualche cosa nascosta, tipo. Ok. Lama slot lo potremmo anche togliere. Mettere un fire, visto che ci serve per livellare la, in teoria, il comando. No, l'epilogo, scusate. Ce la posso fare? Ok. Abbiamo fatto due su... Oh. Pochi comunque sono gli epilogi di fuoco. Salviamo e andiamo nel pappamondo. Che mondo faremo? Penso che diamo in ordine, no? Sì. Ok. Quanti messaggi mi hanno scritto? Ah! Aiuto! Troppi. Ok. Abbiamo la città Disney. Abbiamo lo spazio assoluto. E abbiamo, oh no, il Monte Olimpo. Allora direi di andare, visto che abbiamo il biglietto, alla città Disney. Unversed. Oh no. I'll take you on. Look out! Huh? Oh no, Mario Kart. Disney Kart. Mini gioco? And thanks for piping up back there. I mean it. The name's Terra. It's nice to meet you, Terra. What are you nuts running out onto the course like that? Yeah, that's against the rules. Siamo appena spawnati. I'm sure you had your reasons, but I can't say that I approve either. Mm-hmm. Well, rules don't apply when you're up against the unversed. Rules don't apply? You sound just like Pete. Look, it's Captain Dark. Disguised in shadows, the rogue racer reigns. I am Captain Dark. Che odio Chip e Chop, ma... Chump who made me miss a new track record. Hold on. Cosa sto vedendo? I don't know you. Somebody bringing in a ringer? Oh, I'm not even a racer. Must be downright temptatious to try and stop a primo racer like me from getting the record, but we all gotta play by the rules. Questo mondo e poi stacchiamo. Sì. Now, just a second. You're the no good cheater who's always breaking the rules. Uffa. Well, I can't say racing interests me, but I need to defeat the unversed. Tell me what I've got to do. Vincere. Are you talking about all those carts that look like scary, ugly monsters? Well, we've only ever seen the monsters. Ma in the è il topo è già partito, quindi anche qua. That's it. Terra, you just need to enter the races. L'hai visto prima da Ian Seed. And while you're at it, take that Captain Dark down another. Il minnesso giro non si lamenta, però. I have to become a racer. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Now I'm sure I don't have to tell you. I know. Rispetterò le regole. Rispetterò le regole. Possiamo esplorare prima, grazie. Ma poi il biglietto, di che cavolo ce ne facciamo? Per entrare alla città Disney.
Esploriamo prima di fare le cose, sì? Sì. Ehi, dovete darmi oggetti voi. Andiamo da Zazuke. Ma questi petali di fiore? Ecco perché me la ricordavo forse, come nome. È per caso l'abilità di Marluxia? Sente Zuken? No. Striker vincita. Chi contrattacca con chi con i contrattacchi sferra un'offensiva mentre viene scaraventato via dal nemico. Mentre il nemico si scaraventa via contrattacca con un quadrato. Tradotto è quello che cerco di fare io da inizio gioco perché mi ricordavo il 2. Ok. Bene, abbiamo le cose adesso, iniziamo a... dobbiamo equipaggiarla però. Immagino. Striker vincita. Tapparam. Poi prima di chiudere ci leggiamo i diari per i personaggi, cioè non il diario, il diario di... Terra, non il diario di Xemnas, per il Xemnas di Xehanort. Ok, thank you. Non abbiamo ottenuto nessuna nuova unioned per ora. Non sono terremo altre comunque. Scintilla e lentezza. Ecco, volevo sparare fuochi di artificio nel mondo di Disney, nel mondo del castello di Disney qua, per vedere se succedeva qualcosa. Effettivamente, non credo succeda qualcosa di particolare, ma voglio la mappa. I need it. Ok, thank you. Take that. Piazza centrale. Ok. Mi piace un sacco che si può farmare anche solo cambiando zone, perché possiamo andare a menare i nemici che respawnano, perché respawnano senza problemi. Ti manca quella tranquillità di esplorazione, ma se li fai fuori puoi esplorare tranquillamente, non respawnano finché non cambi. Preferisco un po' di più questa cosa a come era prima. Corna, ok. Ma rimbalza tutto, fa tutti i suoni strani. Comunque Zanzuko era una mossa di evocazione di Final Fantasy. Ah, ecco perché mi ricordava qualcosa. Mi ricordava un nome che avevo già sentito, comunque Zanzuko, un nome di qualcosa, di utile, di abilità, di... Ecco perché. Cos'è? Ciao. Giochi a gelato ritmato? Cioè? Oh no. Cioè? Oh no. Oh no. I gelati. Oh no. Non abbiamo nessuna ricetta però per ora. Quindi ora ho capito che vanno date le cose. Oh no.
Cos'è il gelato ritmato? Provalo. Scegli la canzone. Oh no. Provalo. In che modalità? Solo quella posso. Non mi ricorderò i tasti, però. Riddle game. Ok. Controlla la direzione del... Ah. Oddio. Scusami. Here we go. 4. Oh no. L'ho premuto. Di stare attento al ritmo, non a seguire i cerchi, perché i cerchi sono sballati. Va bene. Oh no. La memoria qua. No. C'è un problema, io li sto premendo, davvero. Ve li devo far vedere in qualche modo. È incredibile come cosa. Va bene. Va bene comunque, non mi interessa. Chi se ne frega. Ma non me ne frega un cazzo, ma state lì. Ma ecco, vai via. Questo... È completismo, purtroppo. Immagino. Questo è... Ti viene richiesto per platinare il gioco. Col cazzo che lo platiniamo, ragazzi, già ve lo dico. Cioè, non ha senso. Va bene, però non ha senso. Perché l'ho premuto davvero un sacco di volte. Abbiamo dei coriandoli adesso. Preferisco fargli i gelati piuttosto, davvero. Scendi nel seminterrato? Scendiamo no. No? Ok. Ok, cosa c'è nel seminterrato? Vai alla pista. Ok. Dobbiamo fare per forza la pista, quindi ok. Sì. Prima. Vabbè, c'era un'altra... zona con punti di domanda, però. Mi stai dicendo che ci metteremo tanto anche a fare la pista. Andiamo da Cippe Cioppa. Pronti per accorsi folli? No. Ok. Sì, c'è il minigame di Mario Kart. Quindi quadrato... Aspetta. Quadrato per frenare, X per accelerare... Triangolo per difesa e cerchio per mirare. E attaccare. Non me ne ricorderò finché non farò due try, bene. Au, ho sbagliato a fare la frenata brutta. Yeah.
cucciolo. Certo. Ma non l'ho premuto. Potrebbe essere un problema non averlo premuto. Potremmo aver perso. No, no, sono 5 giri. Comunque prendere sempre la scorciatoia. Prima l'ho mixata proprio. Che cazzo. Ok. Davvero? Ok. Abbiamo vinto tipo alla fine. Va bene. Va benissimo. Capitano Oscurità terzo. Guarda per giocare a corse folli nell'arena del miraggio col cavolo. Gran pozione. Vabbè, col cavolo in realtà dipende. Facciamo le garette di Mario Kart prima o poi. My cart must have sprung a spring. You yahoos just wait. Next time I'll clobber all of you. Voterà? Vote? What are you talking about? Chip means the Million Dreams Award. It's a very popular part of our dream festival. Everyone in town votes for who we think is the most exemplary citizen. And since everybody knows how much of a troublemaker Pete is, he probably figured wearing a disguise was the only way he'd get any votes. No votes, no prize. Yeah, the prize is all he really wants anyway. He doesn't care about being a good citizen. Oh, I think that's very sad. The award is supposed to help us appreciate how much we all look out for each other every day. Well, one thing I know for sure, I'm voting for Terra. Your racing really saved me against those monster types. Hip, hip, hooray for Terra! Well, I got something out of it too. Hai imparato a guidare? You have to bend the rules to reach your goals. All this time, I've been staring into the darkness. But that doesn't mean I have to jump in. Calzo, buonasera. Ho gli alert sotto, quindi non si vedono. Ah! Buonasera. Beh, ormai tipo devo finire il mondo e basta, quindi non li sposto. Buonasera, buonasera. Vabbè, faccio i bauli però, almeno. Ci sono moltissime attrazioni al Festival dei Sogni e ce ne potrebbero essere diverse che non hai ancora sperimentato. Torna a provare ogni divertimento, ma abbiamo tipo il 25% dei tesori. Quindi posso visitarlo almeno per i tesori? No, perché no? Lo si visita meglio poi... Ah, allora non è una... turno, me ne vado. Quando hai un altro comando di stile. Ok. Quindi vado a fare un mondo salvo e grillario, cioè diario, scusate. Poi lunedì andremo avanti e probabilmente faremo prima il Monte Olimpo e poi altri mondi. E qua vedo... Ok, non commenterò cosa ho visto. Salviamo... Ma è presto. Ma è Richard, ha detto facciamo quello e basta.
Zack, si vede che deve svegliarsi presto, Richard. Lo sapete, per live di Kingdom Hearts non dobbiamo vedere solo i miei orari o i vostri, ma anche quello di Richard, perché lui lavora. Non dovete dirlo a me. Al massimo posso restare un pochino più in live, parlare, chiacchierare, ma la parte di Kingdom Hearts termina un po' prima, come al solito. Anche io mi sveglio tra 5 ore, ma Zack, ognuno ha i propri tempi, i propri orari. Quindi Richard mi conferma che ci fermiamo, sì? Yeah. Ok. Io direi menu, console dei comandi non abbiamo nulla di nuovo purtroppo. No, sì invece. Fissità e fire. Vorrei mettergli cristallo radioso, però ora mi dia sempre fuoco e mi ci rimango male la parata fuoco. Quindi gli darei ristoro. PS Plus, ottimo. Quindi nel prossimo episodio, di lunedì, andremo a farmare Scintilla. Blizzardente l'abbiamo fatta, vediamo se c'è qualcosa che non abbiamo farmato. No, però possiamo mettere tipo fire. Tante zucchine ancora lì. Tempesta firaga ce la teniamo perché è buona, molto buona. Blitzonante è buona comunque perché l'assordimento è ottimo contro i nemici. Lista comandi, abbiamo un voleo oscuro. Luce ardente l'abbiamo completato, sì. Notare che abbiamo tipo livellato luce ardente ma non l'abbiamo usata. Spara proiettili di buio, che è quel proiettile che ha sparato contro. Esatto. Ok. Non abbiamo ottenuto nessun keyblade, giustamente, a sto giro. Abilità abbiamo un secondo PS Plus, Thunder, parata fuoco, ne abbiamo una ancora da completare. Parametri, ok, andiamo nel diario. Ricordiamoci, i diari segreti no. Vabbè, ormai abbiamo letto, ma c'è spirito nuovo. Quindi ci manca, vabbè, ce li vediamo un po' con calma. Ok, le storie non ce le leggiamo perché comunque le abbiamo giocate. Minigiochi, record di gioco, certo, minigiochi. Record colpi, ho visto anche che c'è, che è una cosa carina. Personaggi, allora, i personaggi che abbiamo incontrato principali nuovi. Yan Sid, che abbiamo già visto in realtà in... cioè, nuovo per questo Kingdom Hearts, ma non per la saga di Kingdom Hearts. Mago che conosce tutto, letteralmente. Che a quanto pare, essendo lo stesso Yan Sid che incontrerà Sora in futuro, possiamo dire che magari ci sono mondi in cui... o che sono stati totalmente distrutti, o che all'inizio, come vi avevo detto, pensavo a prima o dopo nel tempo, quindi mondi diversi, ma già abbiamo visto che c'era la Den Garden, già abbiamo visto cose, quindi stesso universo e Disney, sì. Stesso universo e Disney, lo so, dell'apprendista stregone. Ma sappiamo che i mondi che vedremo qua è probabile che ci rivedremo anche in futuro, perché sono mondi anche che abbiamo già esplorato un po', e come abbiamo visto c'è un po' di ripetitività di mondi non sbagliata.
Io stacco, notte. Notte, notte. Abbiamo Topolino in tuta grigia. Quindi prima che arrivasse Sora ha deciso di tenere un look più classico, un po' più spento. Poi è arrivato Sora e ha detto, vabbè, ci mettiamoci uguali. Quando Yancy si dice, gli dice che sta succedendo qualcosa di strano all'universo, abbandona l'allenamento e vola via. Quindi possiamo pensare che prima che Maestro Xehanort si mettesse a fare esperimenti, andava tutto bene. Poi ha iniziato a fare questi 3 esperimenti, è arrivato un essere con la maschera e quindi gli ha detto c'è qualcosa che non va, stanno apparendo degli strani esseri che si possono dire primi esperimenti del maestro, forse? Cercando di collegare più pezzi, vi sto dicendo cose che avevo già pensato ieri, ma che non vi avevo detto. Poi vedremo quanto mi sto sbagliando. Sicuro Xehanort è un poco di buono, ma abbiamo capito. Chissà cosa complottano, mi piace che nel diario c'è scritto che Maestro Xehanort complotta col ragazzo della maschera, quindi vuol dire che c'entra qualcosa. Vabbè, ragazzo con la maschera a sto punto non è forse il nessuno di Sorma, la parte oscura. Poi ragazzo con la maschera, ormai sappiamo il nome. Vanitas, com'è che l'aveva chiamato come accento? Che dovrebbe essere la parte oscura di Ventus. Notare anche che Ventus ha la stessa faccia di Roxas. Vanitas, ok. Così. Quindi c'è qualche collegamento sicuro. Poi c'è Braig. Finalmente stiamo vedendo le forme originali di quanti anni prima. Quindi vedremo anche il Ansem the Wise. Ansem il saggio vedremo sicuro, perché già Braig, c'è Xehanort, erano in teoria tutti alli, ma Xehanort poi era più giovane, quindi cosa è successo? Se è lo stesso Xehanort, probabilmente, sicuramente lo è, perché già parla di oscurità, fare esperimenti sull'oscurità. Se è lo stesso Xehanort, ha fatto qualcosa per ingiovanirsi. O era successo un sacco di tempo prima? No, è impossibile. Perché sennò loro sarebbero già tutti nessuno, quindi no. Un uomo misterioso che sta probabilmente comprando qualcosa nell'ombra. Ha di certo qualche segreto che condivide con il maestro Xehanort. Ha messo in scena un rapimento e fin qui. Quindi non sono diari che scrive Terra. Ok, sono diari generici di storia. Ha messo in scena un rapimento affinché Terra usasse l'oscurità dentro di sé. Sfortunatamente, quella stessa oscurità ha lasciato una ferita sul viso di Braig. Che ferita che si è tenuto, effettivamente. Nel mosco dei nani abbiamo incontrato Biancaneve. Quanto è bassa! Oh mamma, si vede che è piccolina. È più piccola, effettivamente, della Biancaneve che abbiamo visto in Kingdom Hearts 1. Ma di Kingdom Hearts 1 è adulta. Quindi. Oh. Una dolcissima ragazza dal cuore gentile. La sua bellezza ha suscitato l'ira della regina e ha deciso di ucciderla. Ha uno dei 7 cuori pieni di luce pura necessari per governare tutti i mondi. Regina bellissima. Da Dio, complimenti. Crede di essere la donna più bella del reame, ma quando lo specchio magico le rileva che invece è Biancaneve, va su tutte le furie e decide di toglierle la vita. Nel 37 le donne erano basse, ma anche adesso non sono alte. Specchio magico. Lo specchio magico che risponde sempre con la verità alle domande della regina. Mi farebbe ridere il mondo di Shrek, perché vuol dire che lo specchio magico è stato rubato alla regina cattiva. Però ok. Mie? Ciao Merlino.
Un potente mago che viaggia per il mondo con una misteriosa valigetta. Terra, trova un libro e glielo consegna. Non abbiamo ancora incontrato Leon e gli altri. Li incontreremo? Domanda, vedremo. Abbiamo incontrato Minnie, regina del castello Disney. È lei che difende il castello quando il re non c'è. Ora nella città Disney c'è il festival del sogno e la regina deve tenere a bada con una scalzone di pietro. Quindi per ora lì c'è festa, quindi non c'è effettivamente un pericolo. È molto prima della nascita di nessuno, molto prima di quella lore. Quindi termini come heartless, nessuno, studio del cuore, non c'è ancora. Per ora non l'abbiamo incontrato, nulla che ci dica c'è uno studio del cuore. C'è uno studio... Nell'uno non erano lì? Chi aspetta? No, nell'uno non erano lì. Nel 2 sono tornati nel castello. Perché, tipo, ho chiuso tutte le cose, chiuso la porta, si è resettato un po' il tutto. Nell'uno non erano lì. Erano nella città di mezzo. Uno dei più tecnici del castello Disney, nonché fratello maggiore di Chip. Di Chip, vabbè. Oltre a lavorare intensamente presso il castello, Chip e Chop hanno costruito una divertente pista per gareggiare. Tuttavia, per colpa dei Nations, di quel mascalzone di pietro, non si possono fare delle gare tranquille. Non abbiamo neanche le gamme ship, quindi Chip e Chop non sono incaricati di creare gamme ship, pezzi gamme e tutto il fatto delle rotte. A parte che non abbiamo la nostra navicella, però. Uno dei due tecnici del castello Disney, bla bla. Qui, qua e qua. Uno dei tre nipoti di Paperino. Chi è Paperino? Boh, non lo sa neanche lui, però va bene. Insieme a qua e qua, ha aperto una fantastica gelateria. Oh no. È a caccia di ingredienti rari per produrre dei gusti di gelato particolari. Fare un bel gruzzoletto e poter partire all'avventura. Non è che saranno loro a inventare il gelato salato? Sarebbe carina come cosa. Ha ideato un insieme di produzione di gelato accompagnato dalla musica per attirare i clienti. E il topo con che viaggia? Con la stella, col frammento di stella che gli ha dato Ian Seed. Fare un bel gruzzoletto per ripartire per l'avventura. Ah, quindi per aiutarli dovevo fare il minigioco, ok. Orazio gli abbiamo parlato? No. Non lo sappiamo chi è. Oh. I Nations imperversano nella piazza e nelle guaiseri. Vive nel borgo da prima che venisse costruito il castello Disney. È amico di vecchia data di Minnie Topolino. Capitano Oscurità. E lo zio Paperone l'abbiamo intravisto camminare e basta. L'identità fittizia di quel mascalzone di pietro nella città di Disney. Si è travestito da eroe tenebroso per conquistare la fiducia della gente del borgo e assicurarsi il premio mille sogni. Viene assegnato ai cittadini modello. Il tenebroso non ha davvero nulla. Rimane sempre solo un grande scocciatore e anche un grande sciocchino. Pluto. Che carriera scotizza. Vedere il cane del re. Quando il re non c'è, difende il castello Disney insieme alla regina Minnie. O perlomeno ci prova. I Nations che abbiamo affrontato oggi. Sto Mimic. Quando provo ad aprirlo, gnam. È un ragno proprio. Se vedi una tana, aspetta che il ragno tiri fuori la testa per dargli una bella ammazzata. E ottenere qualche premio, perché respira la cassa. I corvi maledetti. La boss fight nuova. Quindi l'armatura a 3. Che effettivamente grazie anche a Ventus e Acqua. È stato più facile da affrontare, meno male. E vabbè, il bozzolo di premio, che è sto coso che droppa pezzi di gelato. Ok. Ah, questo ti bloccava? Ah. Era una mandragora.
Ovviamente ci ha avvelenato un po' di volte. Questo era sale marino, che non abbiamo, con cui non abbiamo avuto problemi. I comandi abbiamo tipo quasi la metà degli attacchi. No, le magie ce ne sono un sacco. Roba per il multigiocatore. Movimento abbiamo quasi tutto. Contrattacco ce ne manca uno. E difesa, non essendoci parati molto. E più acqua, e più governo, ore magica, cose. Ci mancano pezzi, un sacco di pezzi, un sacco di epilogi. Di abilità e di basta. I tesori per ora, beh, città Disney, abbiamo detto che le facciamo dopo. Album delle fotografie, non mi pare di averne altre da piazzare. Grazie. Le abbiamo un po' dimenticate le fotine. Penso che anche che al castello Disney ce ne siano poche in realtà. Potremmo andarcela a recuperare, ma non adesso. Sincera. Io direi abbiamo salvato, sì. Unione di per ora le abbiamo tutte al massimo, che è ottimo. Notare che quello di Ventus tipo ha il corna verso l'alto, quello di Aqua no, perché è donna, quindi c'ha i capelli. Magari l'altro c'ha la cresta. Non lo so cosa sto dicendo, scusate. Siamo al 22, che non è male come livello. Non abbiamo più comandi da poter caricare. Non abbiamo più nulla da fare. Quindi io direi di ESC e facciamo crashare il gioco come sempre. Perché lo sapete che ai giochi piace crashare. Andiamo nella schermata d'inizio. Al momento ho tipo una schermata un po' mezza in cambiamento. Allora, di trama abbiamo scoperto davvero di tutto. Sono ancora molto confusa. È come se avessi ricominciato Kingdom Hearts 1. Vado a scoprire le chicchette nuove, cioè tutto, e sono confusa. È come se avessimo iniziato davvero un nuovo Kingdom Hearts, perché è una storia che posso fare dei collegamenti agli altri capitoli giocati, ma non sono così tanto netti ancora, perché mi mancano dei pezzi. È come se noi avessimo il puzzle centrale della Kingdom Hearts saga, abbiamo qualche pezzettino di inizio e basta. È di inizio nel senso di prologo, che confonde un sacco questa. Che c'è gente su Elden Ring? Hanno rotto il Day One? Ora non lo possono streamare? O sì? Possono? Non credo. C'è uno che lo sta streamando, ma che evento? Ah, no. No, c'è uno che lo sta giocando. Non è evento. Non sta facendo evento. Ci sono gli altri che, tipo, qualcuno ci sta giocando, davvero? What? Ma è Elden Ring, proprio, sì. Ok. Non farò raid perché voglio... È normale, i negozianti hanno già tutto. Ma si può streamare? Prima, molto prima? Non è un po' illegal? Allora, visto che... No? Ok. Visto che sono ancora in live, non mi dite che state chiudendo. Yes! Visto che ragazzi di Italian Gioco ci hanno fatto un sacco di raid, è il momento di fare un raid di Italian Gioco. Stanno giocando a LOL, ma loro ci hanno fatto raid un sacco di volte, ragazzi, è giusto. E eravamo in raid del martedì, quindi visto che stanno giocando, il game da 7 minuti, quindi non appena startato, direi che un raidino tattico ci sta. Quindi, tanto di primo avvia raid. Quindi signori, per questa live è tutto, è stato un piacere tenervi compagnia fino alla fine, ci vediamo domani con Sviggi, dove continueremo
Borderlands. Vediamo un po' quanto riusciamo ad arrivare. Poi giovedì Persona. E venerdì finally Elden Ring, se riusciamo a giocarci in tempo. Se arriva. Altrimenti, boh, vediamo. Inventerò qualcosa. Buonanotte ragazzi, è stato un piacere.